Chiara Paolucci di Grandi Giardini Italiani, raggiunta per noi da Chiara Boracchi. Anche se alcuni giardini sono più belli con la neve, è possibile comunque visitare alcuni giardini d'inverno in diverse parti d'Italia. Qual è la loro caratteristica? Ciao Chiara, è vero, la neve fornisce un'occasione per apprezzare un particolare tipo di grande giardino italiano che viene appunto definito il giardino invernale e si differenzia dal giardino che comunemente viene inteso per una particolare attenzione al design e al rapporto con il paesaggio circostante. Tendenzialmente il giardino invernale è uguale sia nella stagione estiva sia nella stagione invernale, poiché quello che lo valorizza non è tanto una fioritura in un momento particolare dell'anno, quanto la predisposizione perfettamente geometrica degli elementi che lo vanno a costituire. Ed è particolarmente bello in pieno inverno, soprattutto perché gli alberi sono privi di foglie e quindi permettono al visitatore di apprezzare al massimo la perfetta consonanza del giardino con il paesaggio circostante, e soprattutto la neve sottolinea ulteriormente la perfetta geometria che caratterizza questa particolare tipologia di giardino, dando a questo giardino uno charme veramente unico ed irripetibile durante tutto il resto dell'anno. Dove sono i giardini più belli? I giardini più belli di questo tipo sono due nella provincia di Viterbo, una è Villa Lante a Bagnaia e l'altra è Villa Farnese di Caprarola. Ce n'è un altro molto particolare ad Acquiterme, vicino Verbania, si chiama Villa Ottolenghi, e il giardino invernale è stato progettato da uno dei più famosi architetti di giardini porcinai e ha un esempio di giardino architettonico veramente unico ed imperdibile. Tra l'altro, proprio in questo periodo, Villa Ottolenghi ospita una mostra dedicata alle sculture di Gio Pomodoro, e proprio nel giardino invernale di Villa Ottolenghi c'è una grande scultura in bronzo di Gio Pomodoro intitolata 2, che vale veramente la pena di andare a vedere. Inoltre in questo periodo ci sono veramente pochi visitatori, perché pochi conoscono i giardini invernali, quindi i visitatori avrebbero anche l'occasione di avere un grande giardino italiano tutto per loro e di avere molti proprietari dei giardini appassionati che li accompagnerebbero di persona nella visita. Grazie Chiara, vi ricordiamo che il sito di riferimento per conoscere tutti i grandi giardini italiani è www.grandigiardini.it.